Un saluto a tutti e benvenuti alla prima serie dedicata ad un nuovo format su Farming Simulator 22. E il format è quello lì, naturalmente, di Saremo Copiatissimi. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici e sostenitori e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. E a tutti coloro che si iscrivono al mio canale Twitch quando sono in replica e in offline. Allora, ragazzi, stamattina, dato che stavo portando avanti la preparazione del progetto, mi sono detto quasi quasi lascio una piccola traccia di questa fase di preparazione, quindi ho deciso di fare questa live, ecco, e quindi faremo un po' di cosucce. Naturalmente, dato che questa serie sarà una serie particolare, non vi spoilererò tutto, quindi non vi farò vedere tutto in live, ma soltanto alcune parti. Allora, andiamo avanti. Nel frattempo, ah, ma c'erano due balle all'interno, faccia la miseria. Ok, e quindi, ragazzuoli, per chi volesse, naturalmente, può venire a fare due chiacchiere. Quasi sicuramente questa serie sarà, o meglio, se le cose dovessero andare come ho previsto, sarà una di quelle serie che molti cercheranno di copiare, ma che sarà molto molto difficile, perché ovviamente non sarà mai una serie standard, ecco, diciamo così, ma cambierà. E quindi chi vorrà prendere spunto e ovviamente non citare questo canale, pochissimi ovviamente, ne sono pochissimi, ecco, non avranno adito di poter essere copioni al 100%. E naturalmente saluto tutti coloro che prenderanno spunto da questa serie e non citeranno il canale dove hanno preso spunto, ma naturalmente saluto e dirò sempre il mio massimo rispetto a tutti coloro che, se prenderanno spunto da questa serie, citeranno il canale. Come si dice dalle mie parti, ci vogliono gli attributi per ammettere un attimino che si è preso spunto da un'altra serie. Detto questo, vediamo un attimo questo, perché allora ripiega, scarica rotoballa, perché non mi scarica automaticamente? Allora c'è un'altra balla, ok. Ah, ora ho capito, cioè in pratica, ma questo dovrebbe scaricare da solo, vabbè. Ovviamente oggi è stata un'eccezione. Oggi è lunedì, chi conosce la programmazione sa bene che io il lunedì non vado in live. Allora, una cosa che non ho capito, però. Scarica rotoballa, ma come si fa? Scaricamento automatico, ecco qua, Z. Allora, com'è che si fa? Così. Ok, vediamo un po' se funziona. Ecco qua.
A proposito, ecco, sto provando anche una mod che ho scaricato dal mod hub ufficiale, che è il ranghinatore frontale. Lo sto provando, però ora non ho capito se quel ranghinatore va posizionato posteriormente al mezzo. Comunque, la stiamo un po' testando per vedere la situation. What's up, come si dice in gergo, ma che dia, come si dice da queste parti. Bisogna prestare anche molta molta attenzione ai livelli, cosa che adesso non sto facendo, quindi devo restare concentrato. Voi mi starete dicendo: perché stai utilizzando l'imballatrice circolare? Beh, perché avrò bisogno anche di balle circolari per questo progetto. Ruppola. Spostiamo la mano, lo so che non è realistico, ma ovviamente in questi casi qui, quando le cose sono un pochettino, richiedono un pochettino meno tempo, allora bisogna anche velocizzare. Com'è? Ah, 92%, ok. Ecco qua. Oh vai.
Tanta paglia ci vuole per questa serie. Naturalmente. Sia balle circolari, ma anche le quadrate. Se quasi quasi direi che andrei a vendere l'imballatrice, questa qua, e iniziare a produrre anche un po' di balle quadrate. Anzi, questa in realtà mi serve perché devo creare anche insilato. Non basatevi mai sull'apparenza perché forma e contenuto devono esserci. Quindi non disaffezionatevi perché poi quando andrò in porto questa serie poi veramente sarà molto molto imitata. Allora, andiamo a prendere, ci facciamo questa riga qua, poi dobbiamo iniziare a prendere anche l'imballatrice quadrata.
Mi sa che va proprio al verso contrario questo. Sì. Ok, allora, adesso. Andiamo a prendere l'imballatrice quadrata, vediamo un po'. Ovviamente per il momento siamo un po', come dire, senza alloggio, senza punti dove lasciare in custodia l'attrezzatura, ma prossimamente. Poi man mano che andremo avanti su questa mappa qui, ovviamente la Haute Beyron, andremo a creare due serie parallele per questa, per questo format. Ovviamente sto utilizzando una mod che mi permette di aumentare la velocità di lavoro sul terreno, ma lo faccio per ovvie motivazioni, diciamo così. Per questioni di tempo, ecco, quindi. E approfitto naturalmente per salutare Jason Farmer, un altro bravissimo streamer, il gran maestro Jason, la Zappa Storta, Aleasso Ayayea, il Morenoschi e Tuzzi, e insomma tutti gli amici e le amiche che passano anche soltanto per un salutiscio. Mi raccomando, non lasciatevi influenzare dalla prima parte di questa serie, perché poi, quando la preparazione sarà terminata, beh, ci si divertirà in tanti. Veramente ci si divertirà. Non vi posso anticipare nulla, naturalmente, ma se non siete follower del mio canale, vi invito a farlo naturalmente, e anche a voi che state guardando questo video su YouTube, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e naturalmente attivare la campanella. Guida, guys, carissimo, buongiorno a te, grazie per essere entrato. Ho fatto una piccola improvvisazione stamattina. Mi sto inventando una nuova serie qua. Tutto bene? Mi sto inventando una nuova serie qua su Eurotruck, su Eurotruck, su Farming. Il titolo. Se le cose dovessero andare come ho pensato io, potrebbe essere un format molto molto imitato, ma ovviamente non potrebbe essere mai copiato, perché ovviamente a cadenza bisettimanale ovviamente ci saranno sempre delle modifiche in questa serie. Quindi non sarà soltanto raccolta e lavorazione dei campi, ma ci sarà una chicca che, ecco, in grosso lei sarà portata la domenica mattina nella sezione Caffè in Farm, e
e ho messo, diciamo così, un po' in stand-by la Zappaland, ma la continuerò a portare ovviamente in single player la porterò, ecco. Sarà sempre poi per l'anno prossimo in multiplayer e crossplay, ma me la andrò a sistemare un pochettino off camera. E quindi ci vuole un po' un rinnovamento nel canale, quindi ho preso spunto e... Oh, Arvid carissimo! Ragazzi, salutiamo il nostro Major, il nostro sindaco, super sindaco Arvid. E ieri sera ho passato veramente una bella serata da Arvid, ma naturalmente le serate sono belle quando le passo, ecco, a guardare amici ed amiche, ma anche persone, diciamo, molto brave dal punto di vista della comunicazione, quindi sono bravi sia nel comunicare, ma anche hanno quella grande umiltà con la quale ti fanno sentire a tuo agio. E quindi naturalmente saluto tutti gli amici e le amiche streamers. Oh. E quindi, come stavo dicendo a Guys, Arvid, praticamente stamattina, a parte che mi sono trebbiato tutto il campo 26. In realtà, chi mi conosce sa che io il lunedì non vado in live, ma stamattina, siccome sto ricreando una nuova serie, allora ho pensato di, dopo più di un'ora e mezza, anzi 2 ore off camera, ho detto quasi quasi, mo mi faccio un po' di ballette, vado in live così magari vedo se qualcuno mi passa a salutare e così, insomma, condivido un po' di ciò che sto facendo. Ovviamente il lunedì non ci sarò, quindi ecco, questa è stata un'eccezione alla regola. Volevo soltanto, come dire, condividere un pochettino una prima parte di questa situazione. E quindi, siccome per il momento non c'è ancora nulla che potrebbe essere copiata, infatti la serie si chiama Saremo Copiatissimi, proprio perché se questa serie dovesse andare in porto, ecco, potrebbe essere imitata ma non copiata, perché ovviamente ogni 2 settimane non sarà mai nulla uguale, ma sicuramente ci saranno piccoli cambiamenti. E ovviamente ho lanciato una sfida all'inizio live, ho detto che ovviamente ci saranno pochi streamers che avranno gli attributi, come dire, per dire ho preso spunto da un'altra live, ma ovviamente, come detto all'inizio, va anche a loro il mio in bocca al lupo, ovviamente. Ma ricordatevi che la serie questa qui, che poi inizierete a vedere, ricordatevi che l'ha inventata Ziodab. Voilà. E quindi oggi, ma per un bel po' di tempo, ci servirà produrre, si faranno le lavorazioni standard, ecco. Poi il bello arriverà quando avrò iniziato a fare un po' di, come si dice, avrò sistemato un po' di cose, quindi poi inizierà la fase di suspense, non so se si può dire così. Insomma, sarà il momento in cui poi, quando inizierà la serie, naturalmente Arvid, sei invitato anche tu a partecipare, sarà una cosa molto divertente. Eh sì, la suspense, la tensione, ecco, sì. E quindi sarà una cosa diversa. Ovviamente ci vorrà un bel po' di tempo prima di portarla a termine, ecco, perché l'ho pensata bella complicata, con diverse varianti e variazioni,
quindi ci sarà un bel po' da divertirsi. Come si dice, qua si lavora e poi ci si diverte. Comunque Arvid, sei stata veramente eccezionale ieri sera con Skyline. Com'era Skyline? Skyliner, giusto mi pare è il giochino che hai portato. Wow, quello è proprio bello quel gioco. Dobbiamo vedere soltanto se si riesce a sbloccare la situazione di quelle strade trafficate là, quella sotto il ponte. Sotto il ponte di Brooklyn. Willa, carissimo Gaspari, buon pomeriggio, buongiorno, scusa, stavo dicendo buon pomeriggio. Sto preparando una piccola serie qua sulla situation. Sto creando una nuova serie qua su farming e quindi tutto rocero. Ebbene sì, diciamo è mezza giornata. Solitamente il pomeriggio e mi pare dipende sempre da dove vai, perché per esempio i francesi il pomeriggio inizia, sì, come dici tu, subito dopo mezzogiorno, diciamo intorno alle 13, 12, 12 e mezzo più o meno, sì, e quindi sì, il pomeriggio, però c'è il primo pomeriggio che dalle 2 alle 3, alle 4, insomma. E comunque sì, comunque buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Oh, mo vado a raccogliere tutta sta roba. Allora, mo però quasi quasi mi vado un attimino a... Mi vado a... Ah, qua devo lavorarmi già il campo per la prossima coltura. Sì, assolutamente. Quindi mo devo spostare tutte queste ballucce. Grazie guys, buona continuazione di giornata a te naturalmente, grazie per essere passato a salutarmi. Buona me la miseria, caspita. Caspita, sembra molto pieno. Caspiterino come vuole il tempo. Ah, spiderino. Allora, usiamo la super forza qua. Spostiamo un po' di ballucce, le balle, ballette. Di paglia, ecco qua. Oh, ecco qua. Mamma mia, è vero, ah, un anno. Sembrava che mo t'avessi conosciuto. Caccia, forse perché hai anche modificato il nick e quindi abituato a ricordarmi dell'altro nick che c'avevi. Che poi è una cifra, insomma è per questo che magari non subito ricollego alla situation. Quanto devi aspettare ancora quindi per la situation là? Per l'aggiornamento del nick? Voilà, ripiegas. Scarica però. Ottimo. Allora, qua ci abbiamo. Qua abbiamo un po' tutta l'attrezzatura buttata in mezzo qua. Ah, caspita. Beh, una volta che poi hai cambiato il nick, può essere a posto. Allora, questa la devo aprire però. Ehi. Apri. Ecco qua. Allora, mo devo prendere. Anzi, quasi quasi prendo proprio l'autocaricante. Sì. Allora, ecco qua. Non
Prendo questo qua. Questo mi pare che è leggermente più lungo. Allora, qua ce ne vanno 28 e qua 24. Ma io mi tengo questo, mi tengo. Autoload sì, BTK, meccanismo di mescolamento. Che roba è? Vario site, no, va bene così. Aspetta. Ah no, questo il gancio c'è sempre. Eh sì. Ah, sono le barre di protezione, ok. Ok. Eh sì, Nick è veramente un bravissimo streamer, veramente molto ma molto bravo. I sound alert. Oh, parane. Oh. Ah, aspetta, fammi vedere un attimo nell'usato cosa c'è. Mercato dell'usato. Prima che. Allora, voltafila no. La lama. Ah, questo però mi serve. Questo mi servirà. Eh sì, vabbè, per il momento no. Anche perché effettivamente potrei mettere la stalla robotizzata. Eh sì, quasi quasi. Vai, non ti preoccupare. Lo puoi condividere direttamente da Sound Alert perché se non ricordo male dovrebbe essere pubblico questo Sound Alert qua. Allora, tutto questo mi sono scordato dove devo andare. Ah, ok. Ok, che mi credo di averlo messo come pubblico, quindi dovrebbe essere disponibile per tutti quanti. Ho preso anche il trattore che piace al maestro Jason Farmer. Mi pare che questo vario qua, se non ricordo male. Chissà, chissà. Maestro Jason, quando vedi questo video fammi sapere se ho detto bene o ho sbagliato e ho detto una stupidaggina. Oh. Ok, Jason. Ok, Google. Ok, Siri. Ok, Tuzzi, metti follow al canale Twitch di Dub Logistica 1. Ok, Google, accendi le luci. Ok, si è leggermente inzozzato il trattorino all'osso. Ecco qua. Siri, metti follow al canale Twitch di Dub Logistica 1. Veramente si è attivato? Nascia miseria. Ok, Google, spegni le luci, grazie. Aspetta, riconosce la voce di Zio Dampa. Bravo, Google. Ha detto non ho capito quello che ha detto. Almeno così siamo più tranquilli.
Mamma mia, ho visto. Mi sono visto passare davanti le due cavalli e ho temuto di essere poi fatto ribaltare. A proposito, ma ho raccolto tutte le strisce di paglia, mi sa proprio di no, mi sa, eh. Allora, com'era? Y, B mi pare. Posizione operativa, ok. Oppala, ottimo. Ho preso l'autocaricante soltanto per un fatto di velocità, ecco. Oppala, ci vuole tanta paglia. La pagliuzzolenna. Abbiamo fatto un po' di balle di paglia da 180, ma poi ce ne serviranno ancora un bel po' di quelle rotonde, ma soprattutto di quelle quadrate. Quelle proprio ce ne serviranno veramente tante. Queste qua le utilizzeremo per la stalluccia. Prima lo chiamavo ma non si attivava. Ah. Può essere che è andato in stand by in risparmio energetico e quindi non ha seguito il comando. Non so se anche questi vanno in risparmio energetico. Qua c'è ancora da raccogliere di paglia. Eh sì, 17. Il bello della imballatrice circolare è che ti fa delle balle belle, anche abbastanza capienti. Il problema è che poi, diciamo, sì, il contro è che bisogna fermarsi ogni tanto per scaricare l'imballatrice, però fra l'altro costicciano anche molto meno, quindi Alexia. È partita dalla canzone The Summer is Crazy. Oh, ecco qua. Allora, andiamo a scaricare le prime. Allora, come che si fa? Allora, posizione trasporto, dove sta? B, ok, ecco qua, voilà, accendiamo i lampeggianti. Ah, è quello forse perché gli bastano le prime tre lettere forse per attivarla. Caspita, provo a vedere se con Ale, cioè magari se qualcuno ce l'ha, provate a dire con Ale, vedete un po' se risponde ai comandi. E là mi sa che, oh, qua non ci passo, qua sotto non ci passo. Jack Lemon. Ah, Jack Leon. Ah. Così poi si attiva in un cicirinos, in un etuz etuz. Ah, c'è pure il lampeggiante dietro, il rimorchio. Ottimo. Oh, mi ribalto. Oh, Ponci, pom pom pom. Che forse qua si potrebbe mettere il rallato dietro, però non mi va di fare il trenino qua.
Guarda. Si vede? Oppla, vai. Siamo sul ponte di Fratta Maggiore, di Fratta Maior. Infatti pure l'altro rimorchio Ponge, quello lì, il Cassone, pure c'ha la situazione nella parte alta del Cassone però. Allora, scarica. Voilà, non ribaltatevi, non ribaltisciamo, no, caparocero. Allora, lasciamo ancora questa qua, anzi, mettiamo la posizione di trasporto così già ci troviamo etius etius. Mi sono comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Poi ci facciamo un giretto dopo, se c'è un po' di tempozzo. Il tre router a pioggia. Ciao Google, non so se ho capito bene. Vediamo se risponde Google. No, non ha risposto. A me non ha risposto Google. Vediamo con Alexa. Alexa, non so se ho capito bene. Mango Alexa. Mo' dico Siri. Siri, non so se ho capito bene. E Siri mi ha risposto. Mi ha risposto, a chi vuoi sfruttare? Io c'ho Siri sul cellulare e l'ho attivata. Ma sentite Siri, quando mi deve sentire non mi sente. Allora, reset. Ecco qua. È Bixby. Mi sa che si attiva, eh. Oppala. Ogni tanto fa i capricci. Però è raro che succede. Uno su mille ce la fa e tu sei tu. Voilà. Oppla, vai, raccogli, raccogli. Siri, quella preimpostata, non l'ho cambiata, è sempre Siri. Quello si chiama Sirio, se non mi sbaglio. Sarebbe il collega di Siri. Fatto un bel mix qua, qua miseria. Rotonde mista quadre, vabbè, ma le tonde sono tonde, le quadre sono quadre, anzi più che quadre, queste sono rettangolari per l'esattezza. Cilindriche, ecco, cilindriche e rettangolari. No, aspetta. Parallelepiped. Piped. Ah, quindi come il Tom Tom, quello che sta su Eurotruck, che può cambiare anche la voce. Ciao, come ti chiami? Invece di dire, non so se ho capito bene, dice, Non so se che cosa hai detto?
Dice, no, niente, niente, Sirio, stavo scherzando. Oppla. Cazzo, già 48 balle di paglia, facci la miseria. Allora, posizione di trasporto. Oh. Hai provato a vedere se devi fare l'aggiornamento, perché solitamente ci sono degli aggiornamenti da fare del software. Non le conosco queste cose qui. Ah, ok, allora. Si vede che ha fatto il suo tempo e mo questo non vuole fare più, come si dice, il guidatore, il driver, come dicono quelli che parlano prodo bello l'inglese. Lampeggiante, ecco qua. Salva, salva, veloce, 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 che cade in acqua, opla. Lo schermo quello lì, quelli sono, sarebbe la strumentazione. I giri del motore, la posizione dei sollevatori anteriori e posteriori, poi ci dovrebbero essere anche le spie, vedi, le luci che si accendono, che altro c'è, e il cruscotto, diciamo così, del trattore. Allora, questo lo vado a posizionare un po' più avanti. Ecco qua. Allora, Y, no, così sta messa non proprio dritta, vediamo un po' se riusciamo a metterla meglio. Oppla, speriamo che non cada. Allora, mosso troppo sotto. Vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto, sì. È chiuso, fammi spegnere la luce, altrimenti qua. Poi mi dice che ho inguinato troppo. Allora, quante belle rotonde ci sono rimaste. Poi il resto lo lascio interrato, anzi quasi quasi. Mi lavoro il terreno qua, così me lo trovo già pronto. Si è, nel frattempo si è anche insozzato. Ui, carissimo, azienda agricola, buongiorno. Bonjour, bonjour. Mi avete beccato un po' tutti quanti stamattina. In via del tutto eccezionale che mi sto portando avanti un po' di lavori per la nuova serie qua. Come dice il titolo, saremo copiatissimi. E infatti sarà una serie che, come ho detto prima, la buona parte degli streamer cercheranno di imitare. Naturalmente quelli con gli attributi lo diranno che hanno preso spunto dal sottoscritto, mentre invece gli altri non diranno niente, resteranno in silenzio. Ma non potranno mai copiarla al 100%, cara azienda agricola, perché ogni due settimane
perché questa sarà la cadenza della live dedicata a questa serie. Ogni 2 settimane, diciamo così, ci saranno dei piccoli cambiamenti, per cui possono copiare fino a un certo punto, perché ovviamente qua ci sarà della creazione fatta a mano e quindi non sarà la cosa metto sta cosa qui e finisce. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, ben nutrato. Io, io, e copparregge, copparregge, simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. E quindi stavo dicendo prima dell'interruzione che ci saranno diverse cose, quindi ci sarà soprattutto la modifica, ecco, in tutti i sensi. Quindi non si tratterà soltanto di mettere una struttura a terra, ma ci sarà da lavorare sul terreno. E quindi non sarà semplice, ecco. Qualcosina rimarrà sicuramente più o meno com'è, però diciamo che ci sarà, ciclicamente ci saranno delle piccole modifiche. Oh, non ti preoccupare, Gaspari, l'ho detto così per scherzare. Non ti preoccupare. Azienda, a proposito, com'è andata poi la live a te? In stanotte mi sa che ronfavo. Ui, carissimo! Hai ragione. Buongiorno a te, carissimo. Hai ragione, ma diciamo che per il momento la domenica mattina ho pensato temporaneamente di metterla un po' in stand by, anche perché come ho accennato, insomma, sto creando una nuova serie, saremo copiatissimi, non è un caso, e quindi per un periodo mi terrò un pochettino in stand by la domenica mattina. Poi da sicuro che ci vado in live, però attivate le notifiche, perché zio Tab è un po' pazzarello. Comunque ho messo un po' in stand by la serie. Ho visto poi stamattina che, se non mi sbaglio, ieri. Comunque anche tu mi pare che sei andato lì, ecco qua, 24 balles, 24 bills. Gaspari, grazie ancora per essere passato, ti auguro una buona continuazione di giornata, buona carica Pappadoria, e ci becchiamo alla prossima. Merci. C'è da lavorare parecchio, comunque, Talebano, su questa serie. L'ho concepita bella complicatuccia, questa serie qua. Quindi mi servirà un po' di tempo prima di portarla in live. E ovviamente, come accennato all'inizio, sarà una lunga serie, lunga si spera, la quale ovviamente ogni 2 settimane verrà modificata, quindi non sarà sempre la stessa location, ma ovviamente ci saranno delle mutazioni, dei cambiamenti, piccoli grandi cambiamenti. Opla, scusate, ho tagliato nel cambetto, ma questo mi pare che è già raccolto, sì. Caspita, 5-10, grande azienda agricola, ho letto adesso la parte di sopra. È un successone, la fascia la miseria. Non sarà facile, ti garantisco che non sarà facile qua, perché dovranno lavorare veramente tanto con le modifiche del terreno, tutte queste cose qua. Non sarà una cosa plastica, ecco. Quindi dovranno veramente penare e patire. Oppola, qui si è sganciato.
No, che ha fatto? Tazza sganciata? Ecco qua, mua sganciata. Allora, reset, mi pare il tasto Y, giusto? Ok. Posizione operativa non ancora, perché se passo vicino alle ballette qua me le risuccia tutte. Io ho messo che se vogliono rivedere... vabbè... quando è così... Vabbè, tu te lo puoi permettere, perché comunque c'hai molti ma molti più follower di me, le visual. A parte che, vabbè, tu c'hai anche le tue motivazioni, ecco, quindi mi sembra pure giusto. Noi sappiamo, e quindi e tuz talebano, ripeti e tuz è tutta una situazione di e tuz. Scrivete tuz e tuz. Occhio alle due cavalli. Oppla. Oh, ma fai bene, se la situazione continua mi sembra pure giusto che, insomma, metti un pochettino, non dico nell'angolino, ma metti un pochettino a tacere i fringuellozzi. Oppala. Poi noi abbiamo già discusso, quindi già sai. E tu. Oppala. Comunque in questa serie ci saranno tante piccole sorprese, talebano. Poi naturalmente quando inaugurerò la serie, ovviamente ti aspetto, così come aspetto anche Mister La Sappa Storta quando ci avrà un po' di tono. Sarete sempre benvenuti, ragazzuoli. Ottimo, ma tanto almeno tu mi dai soddisfazione, azienda, almeno tu almeno tu dai soddisfazione, almeno fai visual, sai. Effettivamente è fastidioso, ma come poi se ti vai a risentire l'inizio della live, ovviamente ogni volta che inizierò questa serie naturalmente dirò che sicuramente qualcuno verrà a prendere spunto da questa serie, per cui tutti coloro che citeranno il canale, il mio canale, dal quale avranno attinto l'ispirazione, avranno il mio massimo rispetto. Mentre invece tutti coloro che copieranno e zitti diranno no, ma che, io non l'ho copiata, e farina del mio sacco, allora vai giù. Vi auguro tante cose belle, ma sappiate che siete dei perdenti in partenza. E tus. Oh. Oppla. Oh, c'è la due. Oh, la Citroen. No, ma guarda chi sto. Che se fai? E quarta. Ah, scusami. Super macchina, dove sei? Ecco. Ui, ma ne hai visti l'ambiciando accesi? Comunque non ti preoccupare, perché se vengono a farlo vuol dire che hai tanta fantasia, e quindi sicuramente da un lato è fastidioso, però da un'altra parte penso che sia da fonte di ispirazione, oltre a... aspetta, fammi mettere posizioni di trasporto, altrimenti si frega tutte quelle cose. Allora, scarica balla, ecco qua. Y. Non lo diranno mai, perché sarebbe troppo facile, o meglio, troppo difficile per loro.
ammettere che ce n'è uno più bravo. Queste persone sono veniali, hanno una personalità veniale e quindi non ammetteranno mai, ma soprattutto non diranno mai che c'è qualcuno che fa di meglio. Oh ragazzuli, buongiorno, bro, come stai? Ludo, carissimo, bonjour, affascerai miserie e tuzza anche a te, Morino. Moreno, mi raccomando, vienimi a copiare. Se copi questa serie, non dire che l'ha fatta zio Dab. Buongiorno a voi, ragazzuoli. Oh. Ovviamente all'inizio sarà un po' banale, poi dopo vedrete. Man mano che prenderà forma. Ovviamente, solo per voi amici, vi manderò un po' di screenshot in privato per farvi vedere i progressi. Ti posso degradare a sotto da Moreno. Dunque, fammi pensare, da Moreno potrei degradarti da Etuz ad Etuz semplice. Perderesti il doppio titolo nobiliare, cioè tu hai capito. C'è cose da pazzi. Se vuoi stoppare la lava di Morino, basta. No, mi sa che stavolta secondo me ha risolto, perché ho visto che ultimamente andava molto meglio. Mi sa che stavolta il Morenoschi avrà fatto un bel tuzzo generale. Oppola! Oppola! Ho la vaga impressione, ragazzi, che le balle da 180, quelle circolari, siano molto ma molto più grandi rispetto a queste qua. Chi è? Fernbus? A faccia la miseria. Mettetela con questo litanio! Fido ai nervi! Ui, carissimo, buongiorno a te, grazie per i caffettozzi. Caro Ale, qua si lavora su una nuova serie. Scappate. È arrivato lui, è arrivato Etuzzi. Ecco, per esempio a Yesha c'è il titolo di Etuzzi. A Moreno mi sa che lo dobbiamo degradare un pochettino, Da Etuzzi a Etuzzi semplice. Chi è che lo va a degradare? Opla. Non l'ho dispiegato. Scia miseria. È vero. Ma lagga? Oppure app, può darsi che hanno apparato la situazione. Può darsi che qualche colpettino di laggata ogni tanto la dia e la situation. Grazie Ale. Thank you so much. Mister yeah. Può darsi pure che è l'orario di punta e quindi i server Discord i server di Twitch sono un pochettino incasinati. Hai visto il trattoriello che ho preso? Questo è il trattoriello che piace anche al gran maestro Jason. Se non ricordo male è questo, il 9, serie 9, il Fender. Mannaggia. E quindi Ale, per questa serie qua bisogna raccogliere tanta paglia, tanta paglia.
Sì, fra l'altro non mi è costato nemmeno tantissimo, mi pare 260.000, fammi scendere da mezzo altrimenti mi fa pagare un sacco di soldi inutilmente. Allora, vediamo un po' qual è che c'ho. Ah, è la mod, quindi... No, non è questo. Mi metteva spiena 320.000 euro. Manca i cani. Allora, grazie, eccolo grazie. Qua. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Grazie, grazie Ale per il sostegno. Lag. Ecco qua, vedete? Questo qua è quello che ho preso. 250 e 500. Anzi, pure 500 euro. Però ci ho preso qualcosina in più perché ho messo anche i lampeggianti, tutte queste cose qua. E comunque tanta roba, ragazzi. Fra l'altro, veramente merita. È un bel tratturiello, come dice la nostra mitica guerriera, che saluto se qualcuno può fare gentilmente anche una shout out alla nostra amica e mitica guerriera. Thank you so much. Anzi, quasi quasi faccio. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Allora, era guerriera underscore W. Vediamo un po'. Perfetto, e faccio una bella battuta di mano a tutti quanti voi, naturalmente, che mi siete venuti a trovare in questa live improvvisata, perché in realtà avrei voluto farla off camera. In realtà mi sono fatto 2 ore off camera, poi ho detto vabbè, visto che c'è l'ultima oretta qua, me le faccio in live, così apro e faccio il prologo della serie. Allora, poi quando vuoi sei invitato, anzi tu insieme agli altri amici dovrete essere i primi a venire a ingegnare la serie, a ingegnare. Ovviamente ci vorrà un bel po' di tempo perché il progetto richiede un po' di fantasie, modifiche di tutti i territori. E ci saranno anche qua, ci saranno le... A proposito, in realtà su questa mappa, in questa serie qui, metterò gli uliveti, metterò tutta una serie di filari di uliveti, perché il talebano già sa, è per crossplay azienda agricola, perché mi ricorda la mia amata seconda regione, che è la regione Umbria. Sembra la replica della mia di stamattina, anche io oggi paglia. Ma guarda che la paglia qua per certi versi è buona a farla, Ale, perché in questa serie me ne serve tanta. Poi capirete il perché. Oltre alla solita cosuccia, diciamo, per la razione mista, queste cose qua mi servirà per un'altra motivazione. Quella con gli alberi, dici quella lì che tipo serra? Perché io quelli là del mod hub esterno li ho presi, ma no, li metterò nell'altra serie. Nella serie della Zappa Count, insomma, e quelle altre serie PC. Ah, ma tutte quelle cose con olive e grape le ho scaricate, quindi può darsi pure che non l'ho ancora installato, cioè non l'ho proprio messo in funzione, che poi vorrei anche integrare una anche la raccolta di dell'uva, ma soprattutto delle olive, che non l'ho ancora fatto, quindi sarà una di quelle cose che farà più presto. Etius il fertilizzante e acqua, non modo ufficiale. Ok, metti semi fertilizzante e acqua, ma mi sa che l'ho visto stamattina in un canale di YouTube, se non ricordo male. Ah, mod ufficiale, allora ce l'ho,
Aspetta, vediamo un attimo, facciamo una cosa, vediamo se sta qua. Allora, costruzione, produzioni, frutteti. Vedi, sono queste qua. Allora, queste sono chip. Ah, queste sono quelle che costano di vino. Variable alive with inserre. Fammi vedere. Ah, questo qua, olive tree. Ah, sì. Ok, perfetto. Ottimo. Magari da mettere in un'altra serie per il momento, non in questa che. Anzi, forse in questa serie potrebbe andarci. Però ovviamente lo dirò che mi è stata suggerita da Mister La Sapa Storta. Questo è qui. Che sì, questo lo je l'ai vu. Je l'ai vu. L'ho visto. Le metterò anche queste. Grazie per avermelo fatto notare. Ovviamente che mi era proprio scordata. Non ci avevo nemmeno fatto caso che ci fosse il trigger. Cioè, in effetti funziona come una serra. Quindi. Buono. Le olive tornano sempre utili. Si fa paglia, ragazzi. Ho preso subito il campo 26 per fare un bel po' di cosucce. E a proposito di cosucce, fammi vedere un attimo una cosa. Le stalle, quali sono quelle che ci permettono di mettere più animalozzi? Salva intanto. Per caso il biscottino ha fatto splash? Ah, che battutacce ha fatto zio da Bettuzze. Che dovevo vedere? Mi sono scordato, mannaggia. Allora, che dovevo vedere? Sono sceso dal mezzo. Wow, ragazzi, mi sono scordato quello che dovevo fare. Mi sono scordato, vabbè, quando mi viene in mente ne riparliamo. Vedete, ragazzi, come sono smemorato le cose se non le faccio subito. Annacci. Che dovevo fare? Vabbè, tutta colpa di Morino che mi ha distratto. Grazie, allora io oggi volevo aspettarti, poi mi hanno detto che era lunedì. Effettivamente, se ti riferisci a me, sì. Diciamo che, come ho detto prima, è stata un'improvvisazione, perché sono stato prima 2 ore offline e poi dopo ho detto ma sì, ma vai, e ho fatto vai con la Lives e vuota farm. Sì, infatti ho soltanto messo temporaneamente subito 2 pollai della serie. Ah, ecco cosa dovevo dire, mo mi ha fatto ricordare. Bravo Brevolver, ti faccio un applauso perché mi hai fatto ricordare quello che dovevo fare. Grande, ecco qua. Allora, costruzioni, animali, grande. Allora, questo è quello che ha messo Zappa, 45. Questo 45, sempre 45. Ok, questo però 80, ma io quasi faccio la pazzia e ci metterò, se avrò spazio ci metterò questo, prenderò un altro campo e ci metterò l'allevamento per le mucche, perché poi per la serie mi serviranno tante piccole cosucce per questa serie, fra cui anche qualcosina che riguarda anche i bovi, come dicono gli amici umbri. Andate, mi raccomando, a visitare l'Umbria, visitate anche
tutte le regioni d'Italia, e naturalmente se volete passate da me e Tuzio yes o yes, e passate da zio Ale che vi offre il pranzo, cena, caffè, ammazza caffè e vi dà pure il tiramisù in omaggio. Ho il telefono, non so di mettere. E allora dovresti metterlo su una superficie possibilmente, non dico metallica, ma se l'appoggi anche vicino a un muro che è meno freddo, quello dissipa il calore. Anche perché se usi wifi ti cuoci le dita. Oppala, oppala. Ragazzi, secondo voi per questa serie quante balle di paglia, non balle intese come bugie, quante balle di paglia dovranno essere prodotte? Meno di 100 o più di 100? 76. Mai una cosa del genere, ragazzi. Io, chi mi conosce sa che sono sempre stato riconoscente. Poi chi non mi conosce bene, naturalmente, avrà modo di conoscermi bene e capirà che il mio non è un modo di fare scenico, ma è un ringraziare sentitos. Allora, ci andiamo a recuperare le altre balle. Quindi, riepilogando, se io prendo il raccogli balle, ok? Allora, questo qui mi dice 24 balle, però le rotonde me ne carica di meno, se non mi sbaglio, 18 o 22. Delle quadrate invece me ne carica 24. Significa che le balle rotonde da 180, ovviamente, e vi faccio vedere anche l'imballatrice che ho preso, Arosta, ecco qua, con questa qui si produce molta ma molta più paglia. Ovviamente l'unica cosa è che ogni tanto uno si deve fermare, questo sì, però diciamo che 180 centimetri, cioè la prima è paglia e la seconda invece è insilato, ecco, quindi fieno, paglia ed erba, no, l'erba non la fa, quindi paglia e fieno si possono creare balle fino a 180 cm di diametro, mentre l'altro solo fino a 150. Morino, è meglio niche? Eh sì, no, ma voi vincete, ragazzi, a mani basse voi vincete. Ludo, grazie ancora per essere passato, ti auguro una buona continuazione di giornata, grazie ancora naturalmente per essere venuto a guardare questa live un po', anzi tanto improvvisata. Thank you so much. Buona carica pappatoria, Ludo. E ci si becca alla prochaine. Allora, com'è? Azze, c'è sta Ludovico Sardegna, non mai niente. Ludovico, scusami, buongiorno a te. Non dacci manco salutato. Guarda, ciao Cobra, grazie ancora per essere passato. Azze, Ludovico Sardegna è entrato, ma ha scritto per caso. Ludovico Sardegna, buongiorno a te, scusami se non ti ho risposto, ma hai scritto? No, perché se hai scritto e non ti ho letto, ti chiedo scusa. Il mitico Ludovico Sardegna, ragazzi, un altro amico. Ui, Azzu, buongiorno carissimo, è un onore riaverti qua. Tutto bene, tutto bene. Sei in pausa in questo momento? Sperando che vi fanno stare tranquilli, a voi squadra, insomma. Vi fanno stare tranquilli questi fetendoni. Che con questo calore a farvi fare tutti questi interventi, canna ci sciacava loro. E naturalmente salutiamo anche tutti coloro, salutiamo tutti i vigili del fuoco, naturalmente salutiamo anche la protezione civile e tutti coloro che in questi giorni sono impegnati nello spegnimento degli incendi, oltre normalmente a salutare anche le forze dell'ordine che
vegliano anche loro sulla nostra sicurezza. Morena Cipolla. Ai ai ai, le due, speriamo che se stanno buono buono, che se vanno, come si dice a Napoli, che se ne vanno a cuccare sta gente. Ai ai ai. Comunque, ritornando un pochettino a noi, Ludovicos, Alessio è andato a fare il tifo. Ah, è andato a fare il tifo. Oh, spero che sia andato a fare il tifo almeno in qualche altro canale, almeno così non va il tifo solo qua, ma Opla. 19. Ah, quello Ale lo fa sempre, si mette, pensa che lo sto sentendo adesso dalla curva Genova. Poi c'è la sua curva, no? E lo sto sentendo. Dai zio Dab, fai le balle. Tuzze. Anzi, sta dicendo raccogli le balle e non dirle. E nec, che fedendo qui. Quella yeah yeah. Opla, vai, si scaricano. Quando ne sono rimaste qua? 1, 2, 3, 4, 5, non più di 7. Il sound alert. Ah, ho sentito una scoccata di mani. Ah, il sound alert. Oh, grazie. La curva è davanti allo stadio, Marassi. Ma anche se... c'è anche la curva dei Materassi, comunque, ragazzi. Soprattutto nel primo pomeriggio, ragazzi, in quella curva là vado anche io a cantare. Nella curva del Materassi, ragazzi. Chi è un po' più grandicello lo sa che è un passaggio importantissimo quello là. Altrimenti poi ci addormentiamo veramente all'impiedi. Ah... ragazzi, voi non avete visto niente, eh? Poi non vi preoccupate, ci vengo a fare il lavoretto. Anzi, quasi quasi questo campo 30 mi stava stuzzicando l'appetito, eh? Potrebbe essere uno dei prossimi acquisti. Cipolli. Tuzza ale. Quindi, se io devo fare la stalla buona... Però se metto la motorizzata, quella è buona, perché ragazzi ci facciamo i primi debiti, eh? Poi ci facciamo i primi debitozzi qua. Perché ho la vaga impressione che devo sicuramente mettere un po' di situazione qua. Allora, quindi... Oppola, chiediamo subito un prestito, ragazzi, ovviamente. O forse no. Vabbè, lo facciamo più là. Ma appena avviata la serie. Anche perché i debitozzi più grandi lì arriveranno dopo. Vediamo un pochettino. Allora, reset. Mo lo faccio più avanti. Non far cadere le balle. Allora, reset. Mi scordo sempre. Tasto Y. Anzi, la Y, anzi, come se, sì, perché la J in gergo si dice la I lunga. Tra 12 giorni festeggia. Oh, caspito! Ah, è vero! Mi hai fatto mamma mia, Ludovico! Cioè, Ludovico, tu hai capito? Tu mi hai fatto ricordare che l'ultima volta ne abbiamo parlato un anno fa di quella situazione. Mamma mia, Ludovico! Guarda, ti dico la verità, mi ha fatto venire la pelle d'oca ripensando a tutto il discorso che abbiamo fatto, tu sai, no? A tutto il discorso che abbiamo fatto in quelle circostanze, veramente una cosa bella. E domani ovviamente il compleannuncio del nostro Morino, che a quanto pare vuole fare festa domani su Twitch. E quindi, ragazzi, mi sa che dobbiamo andare un pochettino da Moreno sui suoi social e facciamo un po' di tanti auguri a te e la torta a me, il tortinos.
Allora, queste però quasi quasi le andrei a vendere. Ma sì, recuperiamo un po' di soldi. Tanto, ce l'ho più in abbondanza. La facci la miseria. Ludovica, veramente quest'anno è passato. Ragazzi, dopo i 30, gli anni volano va giù. È qualcosa di incredibile. C'ha 13 anni, Moreno, tu dici? No, io sapevo che ce ne aveva 11 e mezzo, quasi 12. Anzi, in realtà ce n'ha 12 e mezzo, quasi 13. Come si faceva una volta quando si era più piccoli, ci si dava sempre l'età in più, l'anno in più. Invece quando poi si cresce, si arriva a un certo punto che uno dice quanti anni ha? Gli anni, anni. Il biscottiello. Allora, posizione di trasporto B lo portiamo al venditore di animali che dovrebbe stare qua vicino, se non ricordo male. Allora, questo qua, no, non sta qua. He isn't here, perché qua c'è il biogas. E infatti, ho lasciato pure la trebbia così abbandonata. Ho fatto le cose in grande stile, ragazzi. Ah, ma io qua non ho ancora presi i collezionabili, allora non c'è bisogno di fare il debituccio, guagliuni. Non c'è bisogno, perché io qua c'ho praticamente, c'ho 1,5 milioni da recuperation qua su farming e tuzzo, guagliuni. E sto a posto. Grazie Moreno per avermelo ricordato. E tuzzi. Allora si scarica, vai. Pagliation, ecco qua. Pagliation qua, vendiamo. Allora, Ypsilon. B. Allora, Ypsilon B. Ypsilon e Tuz. Ottimo, abbiamo recuperato anche il bonus. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Perché abbiamo riciclato quello che c'avevamo. Bravi, bravi. Meno male che c'è stato. Oppola, il suggerimento del Grand Maestro Jason, che mi disse di fare questa cosa qua. Grande Jason, vai giù. Jason è micidiale, vai giù. E tuz. Allora, promo, fammi parcheggiare a bordo campo qua su coso. Il carrellozzo, anzi, il carrellozzo quasi quasi porta là. Lu carrellozzo. Il carrelloschi. Attenzione a non calpestare i friarielli nel campo del vicino. Scanciate. Annacci. The cookie. Allora andiamo a prendere l'arieggiatore. No, l'arieggiatore, il coltivatore. Ok, Moreno, grazie a te naturalmente per essere passato in live. Io penso che oggi pomeriggio proprio stacco totale, vedrò di fare un saltino un pochettino così. Quindi non è passato ancora, Moreno, mi dispiace. Comunque, Moreno, dai, riposati, fai carica. Carica siesta, pausa siesta che ti fa sempre bene. E tuz. Voilà. Il Morenoschi. Allora, tagliamo. Scusate, permesso. Signora. Giovanotto, ma siete uno screanzato. Signore, hai ragione, ma qua andiamo un po' di fretta. Sì, dite sempre così.
poi vi faccio pagare io a voi il lavoro. Va bene, signor, non vi preoccupate. Sì. Sì. C'è stato un grandissimo incendio nel 2018 o 2019 su Sua Maestà il Vesuvio. Uno scempio, ragazzi. Hanno bruciato anni e migliaia, cioè centinaia e centinaia di anni, se non migliaia di anni, di vegetazione mista là sopra. Che guarda caso, apre chiudo la prende, come direbbe Totò Ludovico, guarda caso, novembre, dicembre, giugno, luglio, agosto, ci sono sempre questi incendi, ma guarda un po' il caso, sempre prima delle feste, chissà perché. Guarda un po'. Ma poi la cosa bella, l'autocombustione, quando magari l'intensità dei raggi UV è molto bassa, non è che ci sono, l'intensità dei raggi UV è 8, allora tu dici, ma è come una lente ingrandimento che tu ti metti sotto il sole, tu ti ustioni 6, 7, 5, cioè, ma pare un po' strano, mi sembra molto ma molto strana sta cosa. Come si dice, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzicca, e quindi a volte ci si azzecca su certe cose. Mi guarda un po' il caso, capita sempre in quei periodi là. Ma e prossimamente qua ci sarà anche una cosettina della qualche alberello, sicuramente avrà messo. Mi ricordo che mi dicesti, che quando mi dicesti che avresti dovuto affrontare il concorso, e mi ricordo pure quando mi venisti a dire in live, era di martedì ovviamente, nel format del TurboStar, che mi dicesti che avevi finalmente raggiunto il tuo obiettivo e che eri entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. I pompiere paura non ne ha. I pompiere paura non ne ha. Ma tu la canti sta canzone? Ludo? Penso di sì, caspita. L'inno del corpo. Pensa che io ho imparato la maggior parte degli inni dei corpi dello Stato quando ho vinto il concorso come VFB al RAV. Mi hanno insegnato i vari inni, fra cui anche quelli lì dei paracadutisti, carristi, tutta questa cosa qua. In doccia, buono. Mamma mia, dicevi che sentivo una certa frescura qua. Oppola, certo che il campo 26. Allora facciamo così, ma mi vado ad installare la GPS, perché altrimenti qua non la finisco più. Il GPS a bordo, vagioni, non mi dite niente, ma lo devo mettere. Così faccio un lavoro preciso, consumo anche meno gasolio, perché ovviamente, come si dice dalle mie parti, must watch, must capocci. Allora, ecco qua, vai. Spero di averlo caricato la mod del GPS. Allora, configura GPS, non lo vedo, e infatti non l'ho caricato. Va bene, la facciamo alla vecchia maniera. Vai. E tuzzi. Mi raccomando, non tozzare. Yeah.
o finché non suona la carica pappatoria. Qua ci lavoriamo un po' il campetto qua, ragazzi. Ho detto, questa serie ne andrà un po' per le lunghe, per la fase di preparazione, però spero e mi auguro che sia, che possa naturalmente essere di vostro gradimento. Un bel trebbione. Ah, ma tu dici per la qualità, gli accessori, queste cose qua, oppure solo per un fatto, diciamo, dal punto di vista di potenza del motore? Che beh, che voi ne avete bisogno di mezzi abbastanza potenti che vi permettano anche di potervi defilare in maniera agile ed agevole in mezzo al traffico, che ho interventi, diciamo, non solo soltanto dal punto di vista di natura, ma sono anche interventi, penso, su altri tipi di incendi, quindi abitazioni, queste cose qua. E quindi, se non ci avete voi i mezzi buoni, o in generale i corpi dello Stato che, insomma, tutelano sulla nostra incolumità, insomma, se non li danno a voi sti mezzi affidabili, la potenza sì, a voi soprattutto sui camion, perché portano un autobot in giro, una potenza buona, insomma, vi permette anche di muovervi meglio rispetto a mezzi con potenze modeste. Trebbiolino, trebbioncello. E caro Talebano, mi sa che questa serie qui forse farò come hai fatto tu. Vediamo un po'. Tanto me ne accorgo. Sgamission. Potenza. La potenza. Ma qua dopo cosa ci devo passare? La seminatrice, penso. Vabbè, poi vediamo con calma. Eppure stasera pure mi sta venendo a costare un bel po', Ma ci divertiremo, ragazzuoli. Ci divertiremo. Lo spiego. Improvisation. Oppola! Allora, ragazzuoli, quasi quasi approfitto per salutare anche voi, perché fra poco devo andare a fare la carica pappatoria. E quindi la mia più grande paura degli interventi è che quando devi salire sul tetto, esatto, sì, perché c'è il rischio del crollo strutturale. E quindi saluto e ringrazio Ludovico Sardegna, che in questo momento sta rappresentando il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali noi facciamo un applauso, ma naturalmente facciamo un applauso e ringraziamo tutti coloro che con la loro professione vengono a tutelare la nostra incolumità. E quindi approfitto ancora una volta per ringraziare Talebano 77, bro, ringrazio Moreno, ringrazio Aie per i bitterozzi, per i caffettozzi, vediamo un po', Bro Revolver l'ho detto, chi altro è passato, ok, allora, quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione di giornata, naturalmente vi aspetto domani pomeriggio, cioè martedì dalle 15:30 in poi, con la serie del mitico Turbo Star di Raf Garage.
E allora, grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, you. Grazie ancora a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. Genuinità dei nostri prodotti biologici al 100%, sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.